È una storia di tutti i tempi, è una storia di povertà. L'artista vestito male, senza cravatta, senza gilet. Fa niente se non mangiava, andava in giro, pareva un re. Innamorato di una modista, nel quinto piano, interno 3. Un giorno la chiese in sposa e non disse nemmeno beh. È una storia di tutti i tempi, una storia di povertà. Portarono i loro stracci lassù in soffitta, vicino al cielo. Guardarsi in viso senza parlare era una gioia per giorni interi. Solo che a furia di non mangiare le venne fame e lei se ne andò. L'artista rimase male, non comprese neanche perché. È una storia di tutti i tempi, una storia di povertà, destinata a finire male, questa storia di povertà. Una storia di tutti i tempi, una storia che non ha età. Ha capito ancora l'artista che non si pensa soltanto a sé, non si ricorda della modista, ma sempre in giro che sembra un re. È una storia di tutti i tempi, una storia di povertà. Non ha capito ancora l'artista che non si pensa soltanto a sé, non si ricorda della modista, va sempre in giro che sembra un re. È una storia di tutti i tempi, una storia di povertà. È una storia di tutti i tempi, è una storia di povertà. Sinceramente, un libro magnifico, perché Nando Mainardi riesce a tratteggiare in maniera fantastica la figura, la poliedrica figura di Ezio Iannacci, come cantautore, come compositore, come attore, come sceneggiatore, e nel contempo riesce a dare un'immagine generale, vivida, ma non superficiale, di tutta la storia della musica italiana del secondo Novecento. E quindi è un libro, devo dire, per me indispensabile, che è anche bene leggere, mi permetto di consigliarlo, quando si può essere di fronte a un computer o a un iPhone e si legge la canzone e andiamo ad ascoltarla. Oggi è possibile, ieri non lo era. Non so se vi ricordate quando, nei primi anni 60, uscì il primo LP 33 giri di Ezio Iannacci, da Milano di Ezio Iannacci. Io mi ricordo perché fu il primo disco che ascoltai, avevo 9 anni, e mi ricordo che ancora adesso scolpite nella mente portava state tennis, l'Armando, andava a Rogoredo, la Valilla, musiche che mi sono rimaste, anche perché un tempo non si poteva ascoltare tutto, ma quel poco che si aveva in casa, magari non si ascoltava con più attenzione. Forse c'era solo quello, e quindi la mia esperienza personale è stata questa, ecco. Ed è stata un'esperienza di inizio, ma forse un'esperienza che appunto per questo mi è rimasta nel cuore. Mi feci comprare, vengo anch'io e mi divertì moltissimo, ma sono sincero, mi piacque di più Giovanni Telegrafista, che era sul lato B del 45 giri, che secondo me tutti voi ricordate bene. Finiamo qui la mia esperienza biografica, che non serve a nulla. Enzo Iannacci,
Lasciamo la parola a Nando Mainardi. Beh, buonasera, grazie. Grazie per aver organizzato questa presentazione. Peraltro il professore ha dimostrato di essere un Jannacciano doc, perché il vero Jannacciano ascolta più Giovanni Telegrafista che Vengo anche un tu no, anche se Vengo anche un tu no è la canzone di Jannacci più famosa e rappresentava il lato A di quel 45 giri, anche se a dire il vero Jannacci non aveva una grande simpatia per questa canzone, per un fatto molto semplice, per il successo commerciale che ebbe, perché Jannacci aveva un rapporto piuttosto complicato con la dimensione pubblica, con la dimensione della popolarità. Era frustrato quando non vendeva i dischi, ma si incavolava anche quando li vendeva. Anno 1968, lui lavora negli ospedali milanesi, si sente Vengo anche un tu no da tutte le parti, e i pazienti e i colleghi, quando lo vedono, lo indicano con il dito il mattoide di Vengo anche un tu no. E questo non l'ho aiutato dal punto di vista dell'altra professione, quella del medico. Lo Jannacci degli anni 60 fu dirompente a partire da un aspetto, che è la fisicità. Jannacci era uno dissonante, lo è stato nell'arco di tutta la sua carriera. Era uno che sapeva magicamente, anche un po' goffamente, puntualmente, dire la cosa giusta, cantare la canzone giusta nel luogo e nel momento sbagliato. La fisicità, dicevo, lo Jannacci che si affaccia alla scena milanese, sulla scena milanese tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, era magro come un chiodo, si muoveva a scatti come una marionetta, aveva la voce gracchiante, i capelli arruffati, lo sguardo un po' perso nel vuoto, e cantava canzoncine surreali che nessuno aveva mai sentito prima. Fino a quel momento la canzone era Mamma, sol per te la mia canzone vola, la Grazie dei Fiori, Vanilla Pizzi, Claudio Villa, Giorgio Consolini, e lui canta canzoni come Il cane con i capelli, che è una delle sue primissime composizioni nel 1961, e con quella canzone affrontò un provino alla Rai. I cantautori avevano la fama di essere un po' spiazzanti, i primi cantautori, un po' sovversivi, Jannacci, Paoli, Tenco, Gaber, Lauzi, e la Rai prima voleva verificare cosa effettivamente cantassero. E lui affronta questo provino, ha un pugno di canzoni, ha composto un pugno di canzoni, è uno Jannacci 26enne, e tra tutte le canzoni che potrebbe cantare sceglie la più stramba, appunto Il cane con i capelli, che è la storia di un cane dotato di una capigliatura umana e che per questa caratteristica viene emarginato tanto dai colleghi cani quanto dagli umani. È chiaro che il pubblico reagiva tra l'inorridito e totalmente spiazzato. Anche i funzionari Rai che ascoltarono Jannacci in quel provino. Peraltro Jannacci, per aggravare la situazione, scelse di accompagnarsi con il solo triangolo come unico strumento. Pare che ci fosse un funzionario Rai che voleva chiamare i carabinieri nel corso dell'esecuzione. Nessuno poi chiamò i carabinieri, la canzone terminò, ci fu un attimo di silenzio, un po' imbarazzato appena finì, e poi dissero la cosa che si dice in genere quando i provini non vanno particolarmente bene: le faremo sapere. E poi li fanno sapere. Arriva una raccomandata dopo qualche settimana a casa Jannacci, è la valutazione della RAI su Enzo Jannacci, che terminava con le seguenti parole: inidoneo a cantare. Direi che allora per questo motivo lo facciamo cantare. Sì. Sorriso, dico no, 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 non voglio più parlare.
guardati allo specchio, non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ho visto che tu insisti nel farmi le proposte. Ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone. Una cosa che mi viene in mente, tra l'altro anche vista nel libro, un outsider che è in un certo senso sempre tale, ma di grande valore, per cui non è capito forse di tutto nel suo tempo. Quindi forse questa è una forza, nel senso che è un grande, una grande presenza, anche se appunto è al di fuori dei canoni. Certo, c'è quell'elemento della dissonanza che dicevo che lo accompagna in tutta la sua carriera. Ad esempio qua, questo è un filmato relativamente recente, primi anni 90, li avete riconosciuti, sono Ian Anci e Giorgio Gaber, che propongono in realtà una canzone che loro cantavano all'inizio, una fetta di limone, perché il primo tentativo di entrambi come cantanti è questo duo rock, oggi aggiungeremmo demenziale, ma allora non esisteva l'aggettivo demenziale applicato alla musica e sicuramente non era considerato in ogni caso un pregio. I due corsari si facevano chiamare. Loro si conoscono come strumentisti di Adriano Celentano, il vero divo del rock and roll alla milanese e all'italiana. Siamo tra la fine degli anni 50 sempre e l'inizio degli anni 60. Va detto che il rock and roll, quel rock and roll, è particolarmente sgangherato a partire dallo stesso Celentano, perché se avete presente quel Celentano lì e lo sentite cantare, lui canta in un inglese che ha inventato lui, un inglese appunto maccheronico, e le loro esperienze sono piuttosto pionieristiche. C'è un aneddoto, vanno a cantare, si chiamavano i Rocky Boys, il gruppo a sostegno di Celentano, tra questi Annacci, Gaber e Tenco al sax, avvigevano in una balera, si alternano ad un gruppo che invece fa dei lenti. Il gruppo che fa i lenti trova un grande apprezzamento, mentre il gruppo di Celentano, le sue esecuzioni, le esecuzioni dei Rocky Boys, vengono accompagnate inizialmente da qualche brusio, poi dai fischi e poi partono gli oggetti. E Celentano a un certo punto si gira e Iannacci e Gabba sono spariti, perché sono ritornati a Milano, sono scappati nel frattempo. Oppure un altro episodio che gli riguarda, sempre quelle scalcinate pionieristiche esperienze, vengono chiamati a fare una tournée all'estero, in Germania. La prima tappa è Norimberga. Peraltro a Norimberga faceva il servizio militare Elvis, e la cosa che l'impresario dice a Celentano e compagnia è che si esibiranno in un locale con Elvis, quindi sono tutti effervescenti. Arrivano a Norimberga, vengono accolti in stazione ferroviaria dall'impresario, che però dice loro che c'è un problema. Lui ha assoldato un gruppo di fan che dovevano fare un po' di confusione al loro arrivo, un po' di cinisteri, ma per l'ora successiva, e li avrebbero accolti in stazione. E quindi chiede loro per favore se possono tornare indietro alla stazione ferroviaria precedente, scendere, riprendere il treno ed arrivare dopo un'ora. Già all'inizio è abbastanza tragico. Poi dopodiché, ovviamente, alla sera di Elvis neanche l'ombra, alla fine sparisce anche l'impresario e tornano a Milano in bolletta. Ecco, sono inizi di questo genere. Iannacci e Gaber si piacciono, probabilmente hanno un senso dell'umorismo comune, simile, si annusano, e con queste canzoni tipo Una fetta di limone è evidente che loro non avevano il fisico da rocker, però hanno questa ironia che poi per entrambi nel corso della loro carriera sarà l'elemento vincente. Gaber e Iannacci, due figure diverse, ma al contempo che hanno saputo innovare la canzone a partire da Milano.
cantando con la speranza in cuore. E partono cantando con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammalettati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Scacciati senza tregua, andremo di terra in terra a predicare la pace ed a bandire la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Helvezia è il tuo governo, schiavo d'altrui si rende. D'un popolo gagliardo le tradizioni offende e insulta la leggenda. Insulta la leggenda del tuo guerriero potere. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi. I cavalieri erranti sono trascinati a noi, i cavalieri erranti trascinati a noi. Durante questa bellissima cosa pensavo a un particolare così tecnico. Quando di solito facciamo questi incontri abbiamo Antonio che ha la console, il quale prepara meravigliosamente bene, tecnicamente bene tutte queste cose ed è di una professionalità assoluta, ma è sempre molto agile, compreso nella sua attività, si tratti di musica contemporanea del Novecento, di musica di Mozart, di musica di Beethoven. Beh, durante la preparazione di questo incontro Antonio era entusiasta, non l'ho mai visto così felice. E, appunto, forse anche dal genere musicale che abbiamo sentito, questo genere forse lo storno, ecco, mi viene in mente quello che poi sarà negli anni 70, questa comicità esplosiva che con Iannacci parte assieme a Cocchi e Renato, come non pensare al Poeta e Contadino. Certo. E queste situazioni appunto meravigliosamente nuove nel mondo musicale. Allora, parto da una considerazione che e poi affronto il tema della comicità surreale di con Cocchi e Renato, però mi sembra importante dirlo. Questa trasmissione da cui era tratto questa esecuzione di Addio Lugano Bella era del 64, si chiamava Questo e Quello ed era condotta da Giorgio Gaber. Avete visto, c'era Gaber, c'era Toffolo, c'era Iannacci, c'era Tiberio Pisu, c'era Otello Profazio e miracolosamente la RAI non censurò Addio Lugano Bella, che è una canzone che ha una sua connotato politico perché è considerato l'inno degli anarchici, però gli inizi per i primi cantautori e certamente per uno come Iannacci, poi per Iannacci anche nella prosecuzione, sono sempre stati anche accompagnati da problemi con la censura, sapendo che ci voleva molto poco per essere censurati. Ebbe dei problemi con la censura a Luigi Tenco quando cantava Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Perché nel mondo della canzone, dei festival di Sanremo di allora, in cui c'erano amori, diciamo, defisicizzati, tutti comunque finalizzati al matrimonio, non si poteva supporre che ci si potesse innamorare per noi. Ecco, e questo già in una canzone che poi è diventato un grande classico come Mi sono innamorato di te. Iannacci si scontra ancora più pesantemente
con la censura, come pure Giorgio Gaber. Trasmissioni come questo e quello vennero falcidiate dalle forbici della RAI. Il primo successo discografico, lo ricordava il professore prima, di Iannacci è Puttavi scambio il tennis. Iannacci, dopo quella bocciatura al provino del 61, viene chiamato da Mike Bongiorno, la trasmissione La Fiera dei Sogni, a fare il Puttavi scambio il tennis. Mike Bongiorno sente Iannacci all'Intras Derby Club, proprio uno di quei luoghi da cui partì quella comicità surreale, rimane colpito da questa canzone che parla di un barbone nella Milano del boom economico che muore di freddo nell'indifferenza dei milanesi e lo chiama alla sua trasmissione. Iannacci è tutto contento perché, come diremo oggi, finalmente viene sdoganato dalla televisione. Si presenta a provare il Puttavi scambio del tennis, ma dopo che prova, i funzionari RAI di nuovo lo avvicinano e gli dicono che quella canzone non sia da cantare, perché non piace un verso di El Puttavi scambio del tennis, quando il barbone della canzone dice, pensando e parlando della sua bella, bianca e rossa che pareva il tricolore. E non si può paragonare la bandiera patria a una donna, perché così viene svilita, e quindi lui non può cantare e il Puttavi scambio il tennis. Iannacci si incazza perché è lì per andare in diretta televisiva, però a un certo punto ha un'intuizione, chiede di parlare nuovamente con i funzionari RAI, spiega, i funzionari RAI lo ascoltano e sono costretti a dire di sì. E quella sera, per l'unica sera e per l'unica volta, Iannacci cantò e il Puttavi scambio il tennis con un verso deliberatamente cambiato. Non bianca e rossa che pareva un tricolore, ma bianca e rossa che pareva un bicolore. Quindi questo permise di fare la canzone. Dopodiché Iannacci non è solo canzone, come veniva sottolineato, e questo ne tratteggia un po' l'unicità, perché Iannacci non ha soltanto innovato la canzone, ma ha saputo anche contribuire fortemente a costruire un nuovo linguaggio comico, lui con altri, ma soprattutto lui ad aprire la strada e a inaugurare la stagione del cabaret milanese, con Toffolo, Cocchi Renato, Andreasi, il primo Paolo Villaggio. Iannacci è portatore di questa comicità surreale, di situazione quasi becchettiana, che inizialmente stenta ad essere capita, quando Cocchi e Renato vanno alla loro prima trasmissione in cui compaiono, che è Quelli della Domenica, anno 1968, e cantano una canzone, anche lì di Iannacci, La gallina non è un animale intelligente, e alzano la gambetta, il giorno dopo i centralini RAI sono roventi perché la gente dice, ma chi sono quelli, mandateli a casa, ecco, così. Però poi nel 73, sempre con la regia e gli spunti di Iannacci e di Beppe Viola, altro grande sodale di Enzo Iannacci, c'è Il poeta e il contadino, che invece ha un grande successo di massa e ridisegna proprio i modi e i confini del far ridere in Italia. Fino ad allora a far da padrone era la comicità, era uno spettacolo, quella un po' barzellettiera, che era un po' il corrispettivo delle canzoni, sempre con tutto rispetto, di Villa Pizzi, Claudio Villa, e loro sono una pattuglia di innovatori. E Iannacci quindi ha saputo navigare in storie diverse, in percorsi diversi, non solo canzone, ma anche appunto comicità. C'è la graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Del campo
bambina. Con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada. Fiori dove cammina. Se dovessi parlare, mi vergogno, da musicista classico, termine aberrante, rivoltante, ma forse ne avrei fatto una canzone, sì. Direi non c'è intonazione, non c'è tempo, c'è tutto il resto, c'è arte. E quindi questa è una grande arte perché è unica di questo personaggio, ma è unica anche nell'accezione di quello che con una voce, con un grande talento si può fare al di fuori, come dicevo, dei canoni. Mi fa pensare anche a Gramblot, a quello che un altro personaggio molto vicino a Iannacci, Dario Fo, farà il Mistero Buffo, ad esempio, che verrà proposto dalla RAI solo nel 1977, dopo ben 15 o 14 anni di ostracismo, dopo Canzonissima del 62. Mi ricordo, ero ragazzo, stavo incollato alla televisione a vedere questa meraviglia, e veramente era un qualche cosa al di fuori di quello che la televisione ci faceva vedere. Sì. Ecco, qua c'è un altro elemento molto importante rispetto a Iannacci. Poi io sto ora mettendo in evidenza soprattutto i pregi. Aveva anche dei limiti, come ad esempio una particolare discontinuità. Ecco, tant'è che poi lui apre le strade, ma sono altri a coglierne i frutti anche dal punto di vista del successo commerciale. Però, ecco, Iannacci arrivava anche... se non sempre o spesso non era intonato, e una sua caratteristica è appunto l'immediatezza. Lui salta molti canali, arriva, magari anche quando parlava normalmente non si capiva esattamente, aveva forme espressive molto particolari, ma riusciva appunto ad arrivare. Non aveva un rapporto di costruzione poetica, come poteva avere un De André con la canzone, o politica o ideologica. Era appunto molto più diretto, molto più immediato, per alcuni aspetti anche molto più essenziale. E una canzone cantata da Iannacci diventa un'altra canzone. Via del Campo qua è un'altra canzone rispetto a quella che conosciamo di De André. C'è anche questa curiosità, però, che quello non era un semplice omaggio a De André, perché Iannacci è coautore di Via del Campo con una modalità molto particolare. Oggi diremmo è stato coautore di Via del Campo a sua insaputa, perché lui scrive una canzone con Dario Fo che si intitolava La mia amorosa lava la fonte, appunto, con una costruzione alla Dario Fo, e cioè una canzone scritta in veneto maccheronico, un veneto che si inventavano Fo e Iannacci, e che spacciavano come una canzone che apparteneva al repertorio della musica popolare veneta medievale. E quando Iannacci andava a cantare in giro la presentava così, diceva: questa è una canzone raccolta nelle campagne venete nell'undicesimo secolo. Quando lui va a cantare a Genova c'è tra il pubblico un ragazzo che strimpella la chitarra, che ama molto Brassens, ed è Fabrizio De André, che ascolta il brano, gli rimane in testa l'aria della mia amorosa lava la fonte e gli viene in mente di scrivere delle altre parole. E così nasce Via del Campo. Dopo un po' di anni Iannacci si accorge che Via del Campo è la mia amorosa lava la fonte, e allora poi si mettono d'accordo per i diritti. E quindi diciamo c'è questa caratteristica, questa peculiarità che aveva Via del Campo.
Come dicevo, c'è di mezzo Dario Fo. Dario Fo ovviamente non c'è di mezzo soltanto in questa canzone, che comunque la mia Morosa Lava la Fonte è un episodio, se vogliamo, marginale, ma è colui che capisce, quando Iannacci non se lo fila nessuno, le sue potenzialità. In uno dei primissimi concerti a Milano di Iannacci c'è uno spettatore, che è Dario Fo, uno ma che conta, tant'è che a un certo punto Fo gli dice: scusa, ma perché non costruisci, componi le tue canzoni con la lingua, con il dialetto milanese? Perché non provi a cantare Milano, facendo perdere un po' alle tue canzoni l'astrattezza degli inizi, il cane con i capelli, l'ombrello di suo fratello? E Iannacci segue questo consiglio e lavorano per molti anni insieme. E gran parte delle maggiori canzoni di Iannacci sono composte da Iannacci, appunto, e Fo. Poi a sua volta Fo ha subito pesantemente la censura di carattere televisivo, perché, come veniva ricordato, la Rai nel 1962 prende questa decisione piuttosto coraggiosa di affidare a Fo e Franca Rame, appunto, la conduzione di questa trasmissione molto popolare in cui i cantanti più famosi si sfidavano fra di loro, Canzonissima. Forse non sapevano bene con chi avevano a che fare. Dopo 7 puntate, ogni puntata diventa un caso politico-istituzionale, perché ogni volta, tra una canzone e l'altra, Dario Fo e Franca Rame fanno qualche sketch che ha come oggetto la polizia che manganella i lavoratori, le persone che muoiono sul lavoro, l'esistenza della mafia, tutte cose che non si poteva mica dire. E dopo 7 puntate, appunto, la Rai li caccia. E per 15 anni Dario Fo diventa un nome e cognome impronunciabili alla Rai. C'era un re? Sì. Ave, sì, me, 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 noi vi la
genialità di Sacrante. Questi problemi con le istituzioni sono un po' come un leitmotiv che portano, accompagnano Iannacci nella sua esistenza, e quindi adesso mi verrebbe da pensare anche al rapporto con Adriano Celentano e quello che successe poi negli anni, penso 80 o 90, con Giorgio Bocca, penso quello. Sì, sì, e innanzitutto questa è una trasmissione condotta da Celentano nel 2000-2001 e in particolare questa è una puntata dedicata a Giorgio Gaber, che era presente. Giorgio Gaber era già molto malato e fu la sua uscita di scena, perché poi non apparve pubblicamente praticamente più. E quando Celentano con Fo decidono di preparare, stanno preparando la puntata e dicono cantiamo Visto un re, Gaber dice se è così dobbiamo chiamare assolutamente Iannacci, che era una fase di scarsa anche visibilità, di difficoltà anche dal punto di vista discografico. Ho visto un re, è una canzone di Dario Fo, a proposito sempre di problemi di carattere istituzionale. Anno 1968, lo stesso di Vengo anche io, tu no. Sull'onda del grande successo di Vengo anche io, tu no, un successo fastidioso per Iannacci, ma sempre grande successo popolare, Iannacci viene a sua volta chiamato a Canzonissima come cantante. Ed era una cosa impensabile, fino a qualche anno prima per la Rai era inidoneo a cantare, adesso chiamato a Canzonissima. E lui presenta nelle prime puntate Vengo anche io, tu no. Canzonissima aveva un meccanismo per cui la gente votava con delle cartoline da casa e tanti votano Iannacci, addirittura Iannacci è in testa a Canzonissima, una cosa impensabile, Iannacci che vince Canzonissima. Ma quando ormai la competizione si sta avvicinando alla finale, Iannacci si presenta al Teatro delle Vittorie in occasione per l'appunto di una delle ultime puntate e dice io vengo anche tu no, mi sono stufato di cantarla, voglio cantare un'altra canzone, e propone Ho visto un re, che come Vengo anche tu no è una canzone comica che fa ridere, ma mentre Vengo anche tu no mette al centro un po' la sfiga esistenziale, no? Uno appunto talmente sfortunato che anche quando esce con l'amorosa comincia a piovere. Ho visto un re invece porta con sé in maniera piuttosto esplicita una critica al potere, è un po' il meccanismo da Dario Fo che parla del Medioevo, ma è chiaro a tutti che si riferisce al mondo odierno. E quindi la Rai di nuovo gli dice no, ho visto un re, non la canti, appunto per il suo carattere fortemente politico e in più perché Dario Fo, nome e cognome impronunciabili. C'è un tira e molla, gli dicono canta Vengo anche io, tu no, che vinci Canzonissima, Iannacci vuole cantare Ho visto un re, alla fine Iannacci non vuole dare la soddisfazione loro di cantare Vengo anche io, tu no. Non può cantare Ho visto un re e si presenta con una canzone che non c'entra nulla con Canzonissima, una canzone poetica, visionaria, che parla di un gruppo di zingari che arriva davanti al mare e a un certo punto il mare si mette a parlare con loro e che ovviamente arriva ultima. Ecco. E Iannacci però un po' si allontana dalla canzone. Però questo è un ulteriore episodio di censura. E poi c'è un episodio invece molti anni dopo, adesso veniva ricordato che più di censura è di polemica, è una querela sepolta che pochi ricordano. Non so se rammentate, ma nella fine anni 80 la RAI ha questa altra idea bizzarra di affidare la conduzione di Fantastico ad Adriano Celentano. E Celentano come presentatore di un varietà era piuttosto improponibile, aveva queste pause sterminate e aveva già questa sorta di vocazione mistico-predicatoria, insomma, cose un po' deliranti. Una volta propose ai telespettatori spegnete tutti il televisore e milioni di spettatori chiusero il televisore. La RAI non era molto contenta perché era il programma di Celentano. Un'altra volta si era messo in testa di spiegare come si doveva votare a un referendum sulla caccia e si era preso una lavagnetta e aveva scritto
scrivete sulla scheda la caccia è contro l'amore, peraltro scrive è e la caccia è contro l'amore, ma non sapeva che se uno scrive sulla scheda una frase di senso compiuto la scheda viene annullata. Ecco, insomma ogni volta anche lì è un mezzo casino. E Giorgio Bocca fa un editoriale su Repubblica spiegando questo, che Celentano poteva essere definito un cretino di talento, e diceva per me è ridicolo pensare ai dirigenti Rai che sono appesi al sabato sera alle pause e alle parole non di un Craxi o di un Andreotti, ma di uno come Celentano, che appunto faceva scatenare dei caos e anche dei casi nuovamente politico-istituzionali. E questo articolo di Bocca fa un certo rumore, e in un'intervista televisiva successiva Bocca associa a Celentano Iannacci, li definisce due cretini di talento. Iannacci ce la prende, scrive una lettera a Repubblica, ma ha detto che la lettera è scritta in puro stile iannacciano, quindi per alcuni aspetti quasi conferma l'affermazione di Giorgio Bocca. E se si può dire, la lettera a Repubblica si concludeva con porca puttana. Ecco, questo fu questa querela fra Bocca e gli Iannacci. Bene, ci stiamo avvicinando verso la fine di questa parte di questo nostro incontro, e io vorrei appunto, ricordando appunto che c'è un bellissimo sketch fatto appunto dai figli Iannacci e di Gaber, quindi due giovani che parlano e ricordano i genitori. E io noto con piacere che tra gli iannacciani ci sono anche dei giovani, le persone più giovani della media età, perché qui siamo tutti coetanei, penso, no? Però ci sono anche dei giovani. Per cui per i giovani d'oggi e per i giovanissimi che ascoltano magari Spotify, ascoltano Fedez, ascoltano YouTube, ecco, Iannacci rappresenta ancora qualche cosa o è un ricordo che hanno solamente le persone di una certa età o pochi giovani? Allora, è chiaro che questa è una domanda bella complessa. E è chiaro che una canzone può significare sempre qualcosa, e quindi anche uno come Iannacci ha qualcosa da dire, pure ha distanza di anni rispetto alle sue canzoni. Di certo Iannacci rimane però legato ad una vicenda, una parabola artistica, culturale, sociale del Novecento. Se penso, faccio un esempio, una canzone come Vincentina e la fabbrica, che magari ricordate e che era la colonna sonora di un film, Romanzo Popolare. Quella canzone parla della condizione di un operaio e della sua compagna meridionale emigrata appunto al nord, e contrariamente alle tante canzoni che parlavano di condizione operaia in quegli anni, non era un inno, non guardava all'avvenire con ottimismo, ma era una canzone un po' desolante, una canzone che portava con sé una forte vena di malinconia. Anche in questo caso Iannacci annusava una sconfitta che a metà anni 70 ancora non si avvertiva. È evidente che una canzone così può essere ritenuta bella in qualsiasi tempo, in qualsiasi periodo, ma se collegata al suo contesto si può capire qualcosa di più. Dopodiché, lo dicevamo prima di cominciare, io penso che sia, diciamo, sarebbe sbagliato, perché qualche volta me lo chiedono, c'è un nuovo Iannacci, chi potrebbe essere un nuovo Iannacci sulla scena artistica e musicale? Io penso che non abbia senso cercare Iannacci nell'attuale scena artistica e musicale, perché quando ci sarà un nuovo Iannacci, quel nuovo Iannacci non assomiglierà per niente allo Iannacci precedente, perché Iannacci aveva contribuito con altri a stravolgere la canzone che c'era fino allora. Un nuovo Iannacci, un nuovo Gaber, un nuovo Tengo
rinnoveranno la canzone, scaricheranno la canzone d'autore che ha dei grandi mostri sacri, magari inventeranno un nuovo genere come avevano fatto loro. Ecco, penso che Iannacci porti con sé questo elemento, questo aspetto, l'innovazione anche a costo di vendere pochi dischi, e lui vendeva pochi dischi. Il mio papà era di Milano. Anche mio papà era di Milano. Veramente mio papà non era proprio di Milano. Neanche mio papà era proprio di Milano. Beh, sai, insomma, a Milano quasi nessuno è veramente di Milano. Sì, nel suo piccolo Milano è come New York. C'è posto per tutti. O almeno c'era. Il mio papà era molto bravo. Anche mio papà era molto bravo. Il mio papà era un cantante molto famoso. Anche mio papà era un cantante molto famoso. E però il mio papà sapeva anche suonare il pianoforte. Anche mio papà sapeva suonare la chitarra. Vabbè, scusa, il pianoforte è più importante della chitarra. Sì, prova a metterti il pianoforte a tracolla e vedi se non è meglio la chitarra. Questa mi sembra una battuta di mio padre. A me sembra invece una battuta di mio padre. Loro due non litigavano mai, erano molto amici. Neanche noi stiamo litigando, stiamo solo discutendo. Discutevano volentieri anche loro. Fammi un esempio. Allora tuo padre disse: la nostra generazione ha perso, intendendolo a loro ovviamente. Mio padre gli rispose: non è vero, la nostra generazione non ha perso. Sì, questa me la ricordo anch'io, ma è imbarazzante per noi due andare avanti a raccontarla. Allora, se tu ti imbarazzi, vado avanti io. Mio padre disse al tuo: la nostra generazione non ha perso perché abbiamo fatto dei figli come questi due. Cioè, come noi due. Te l'avevo detto che era molto imbarazzante. Se per caso avessero avuto ragione. Ma speriamo. Ho solo una cosa da rimproverare a quei due. Credo di saperla anch'io. E non è per niente facile essere figli di padri così, così grandi. Hai proprio ragione, non è facile. Ma se può consolarti, non credo che sia facile essere figli, in assoluto. Hai ragione. Allora tanto vale avere avuto due padri come i nostri. Gaber e Iannacci. Scusate. Volevi dire Iannacci e Gaber? Eh no, in ordine alfabetico, Gaber e Iannacci. Vabbè, se alfabetico, allora Gaber e Iannacci, Enzo e Giorgio. Volevi dire Giorgio e Enzo? Eh no, in ordine alfabetico, Enzo e Giorgio. Ah vabbè, se alfabetico, Enzo e Giorgio. Panorami anche a chi non conosce e non conosce le canzoni di Iannacci, anche a chi magari non ha amato certe cose, è un libro molto importante, infatti l'importante è esagerare.